notizie del TG Ora, diede 2.300 euro ad Anna Maria Fontana in due tranche su sua esplicita richiesta, soldi che servivano a realizzare un viaggio, anzi il famigerato viaggio a Istanbul per incontrare un leader oppositore del governo libico riconosciuto dalla comunità internazionale. E quanto dichiarato da Angelo Tofalo nel corso della testimonianza resa dinanzi al PM Catello Maresca, che indaga sul traffico di armi in Libia e in Siria, inchiesta che giunge a un punto di svolta per i due coniugi di San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli, finiti agli arresti meno di un mese fa. Fontana e il marito, Mario Di Leva, si sono rivolti all'esame chiedendo di essere scarcerati. Oltre 42 milioni di euro sono spesi in un anno nel nostro paese per risarcire ingiuste detenzioni ed errori giudiziari. Nel 2016 sono state 1.001 le ordinanze emesse dagli organi giurisdizionali relativi a pagamenti effettuati per riparare ad arresti o processi. Sul dato nazionale spicca quello locale, con il record di 145 ordinanze emesse nel 2016 dalla Corte d'Appello di Napoli. Una situazione sulla quale il ministro per gli affari regionali con delega alla famiglia Enrico Costa, già viceministro della giustizia del governo Renzi, ha puntato l'attenzione. Troppo spesso, precisa, si considerano fisiologici gli errori giudiziari e le ingiuste detenzioni, invece è un fenomeno patologico della nostra giustizia di cui occorre comprendere le cause per affrontarle e risolverle. Paura la scorsa notte a Napoli nel quartiere di Pianura. Un noto commerciante del posto ha visto la sua auto data alle fiamme da sconosciuti. L'episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte. La vettura parcheggiata è andata totalmente distrutta. I vigili del fuoco, intervenuti rapidamente, sono riusciti a scongiurare che le fiamme si propagassero e accertare la natura dolosa del gesto. Sul posto sono arrivati anche gli agenti del locale commissariato di polizia, che hanno individuato il titolare della vettura. Si trattava di un 52enne incensurato, domiciliato poco lontano, che gestisce un noto esercizio commerciale nel quartiere. Alle forze dell'ordine, che indagano sulla vicenda, l'uomo ha raccontato di non aver ricevuto minacce o richieste estorsive. E ancora episodi di furti nelle scuole, stavolta è toccato alla scuola media Siani di Villa Ricca in provincia di Napoli. Rubati 21 computer e 4.000 euro dalla cassaforte che sarebbero serviti per le gite scolastiche. I malviventi sono entrati in azione nella notte ed hanno messo a segno il colpo dopo aver messo fuori uso il sistema di allarme. Sono entrati da una porta sul retro e portato via il bottino, che ammonta a oltre 15.000 euro. Sul furto indagano i carabinieri della compagnia di Giuliano, comandati dal capitano Antonio Delise. E sempre in tema di scuola, gli alunni delle scuole di Fuorigrotta a Napoli hanno festeggiato il carnevale in corteo, ma hanno anche lanciato un appello alle istituzioni: salvate la nostra palestra. Originale iniziativa delle maestre e dei piccoli alunni della scuola d'infanzia ed elementare Andrea Doria, che hanno sfilato lungo Viale Augusto con addosso vestiti raffiguranti attrezzi sportivi e cartelli. Le condizioni in cui versa la palestra sono disastrose. Non si hanno ancora notizie di Luigi Celentano, il 18enne di Piano di Sorrento, scomparso nella notte del 12 febbraio scorso. Il suo caso, trattato anche da chi l'ha visto, resta ancora avvolto nel mistero. La pista che si sta facendo più largo tra chi indaga sulla vicenda è che qualcosa sia accaduto per il suo essere stato vittima di episodi di bullismo. Si spera in una fuga. Il giovane, ha spiegato sua madre, avrebbe ricevuto minacce di morte perché voleva denunciare di essere vittima di episodi di bullismo. La fotografia di Luigi Celentano, che è anche nel nostro sito, intanto continua a fare il giro della rete. Le mamme di bambini trapiantati presso l'ospedale Monaldi di Napoli annunciano battaglia, e al loro fianco si schierano anche Federconsumatori e il Comitato Sanità Regionale, pronti a organizzare una mobilitazione generale. Nel mirino delle famiglie, la Regione Campania, in particolare il presidente Vincenzo De Luca e i vertici della struttura sanitaria. I genitori si dicono indignati, avviliti, disperati e presi in giro dal presidente De Luca, e accusano la struttura del Monaldi, prima era un centro di eccellenza e ora va a rotoli. Dopo i decessi di alcuni bambini trapiantati di cuore al Monaldi, le famiglie avevano ottenuto un incontro lo scorso 22 gennaio, in cui il direttore Postiglione aveva espresso a nome del governatore la ferma volontà di intervenire. In quell'occasione era stato fissato un ulteriore incontro per il 21 febbraio, che però è stato eluso. E si sta rivelando più intensa del previsto la perturbazione che attraversa in questi giorni la Campania. Il fronte freddo proveniente dalle Alpi e diretto verso la Grecia ha già portato piogge nella serata di ieri ed è destinato ad abbassare ulteriormente le temperature sabato di domenica. Un peggioramento generale delle condizioni meteo, accompagnate anche da un sensibile rinforzo dei venti, che comunque non dovrebbe prevedere piogge di particolare intensità nel corso del weekend. Per una giornata pienamente soleggiata occorrerà aspettare lunedì, ma rischia di essere un giorno isolato.
pertanto a partire da martedì è già all'orizzonte una nuova perturbazione. E con questa notizia per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento al prossimo TG1.